Samuele capitolo 20. Sarà una lettura lunga, ma credo che sia necessaria. Parleremo di questo affetto, di questo amore, di questa bellissima amicizia tra Davide e Jonathan. Capitolo 20 di primo Samuele, dal primo verso. Davide fuggì da Naiot presso Rama, andò a trovare Jonathan e gli disse: che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato verso tuo padre perché egli minacci la mia vita? Jonathan gli rispose: no, affatto, tu non morirai. Ecco, mio padre non fa niente, né di grande né di piccolo, senza dirmelo. Perché dovrebbe nascondermi questa intenzione? Non è possibile. Ma Davide replicò giurando: tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi. Perciò avrà detto: Jonathan non sappia questo, affinché non ne abbia dispiacere. Ma com'è vero che il Signore vive e tu stesso vivi, tra me e la morte non c'è che un passo. Jonathan disse a Davide: che cosa desideri che io ti faccia? Davide rispose a Jonathan: domani è la luna nuova e io dovrei pranzare con il re. Lasciami andare e mi nasconderò per la campagna fino alla terza sera. Se tuo padre nota la mia assenza, tu gli dirai: Davide mi ha pregato con insistenza di lasciarlo andare fino a Betlemme, la sua città, perché c'è il sacrificio annuale per tutta la sua famiglia. Se gli dice va bene, allora il tuo servo avrà pace, ma se invece si adira, sappi che il male che mi vuol fare è deciso. Mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo, perché hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te nel nome del Signore. Se c'è in me qualche malvagità, uccidimi tu, ma non condurmi da tuo padre. Jonathan disse: lungi da te questo pensiero. Se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso, non te lo farei sapere. Davide disse a Jonathan: chi mi informerà nel caso che tuo padre ti dia una risposta dura? Jonathan disse a Davide: vieni, andiamo fuori nei campi. Andarono insieme fuori nei campi. Jonathan disse a Davide: il Signore, il Dio di Israele, mi sia testimone. Quando domani o dopodomani a quest'ora io avrò sentito quello che pensa mio padre, se egli è ben disposto verso Davide, io non mando a fartelo sapere, il Signore tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che mio padre voglia farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu ti metta al sicuro. E il Signore sia con te come è stato con mio padre. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo dei nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo: il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide. Per l'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare Davide perché egli lo amava come la sua stessa vita. E Jonathan gli disse: domani è la luna nuova e la tua assenza sarà notata perché il tuo posto sarà vuoto. Dopodomani dunque tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno di quel fatto e rimarrai presso la pietra di Ezel. Io tirerò tre frecce da quel lato, come se tirassi al bersaglio.
Poi subito manderò il ragazzo dicendo: va a cercare le frecce. Se dico al ragazzo: guarda, le frecce sono di qua da te, prendile, tu allora vieni perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere, come il Signore vive. Ma se dico al giovane: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene perché il Signore ti manda via. Quanto a quel che abbiamo convenuto, tu e io, ecco, il Signore ne è testimone per sempre. Davide dunque si nascose nella campagna e quando venne il novilunio il re si mise a tavola per mangiare. Il re, come al solito, si sedette sulla sedia che era vicino al muro, Jonathan si mise di fronte, Abner si sedette accanto a Saul, ma il posto di Davide rimase vuoto. Tuttavia Saul non disse nulla quel giorno, perché pensava: gli è successo qualcosa per cui non è puro. Certo, egli non è puro. Ma l'indomani, il secondo giorno della luna nuova, il posto di Davide era ancora vuoto. Allora Saul disse a Jonathan, suo figlio: perché il figlio di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi? Jonathan rispose a Saul: Davide ha chiesto con insistenza di lasciarlo andare a Betlemme e ha detto: ti prego, lasciami andare, perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia e mio fratello mi ha raccomandato di andarvi. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, lasciami fare una corsa per andare a vedere i miei fratelli. Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Allora l'ira di Saul si accese contro Jonathan e gli disse: figlio mio, perverso e ribelle, non so io forse che tu prendi le difese del figlio di Isai a tua vergogna e a vergogna di tua madre? Poiché fin tanto che il figlio di Isai avrà vita sulla terra, non vi sarà stabilità per te né per il tuo regno. Dunque mandalo a cercare, fallo venire da me, perché deve morire. Jonathan rispose a Saul suo padre e gli disse: perché dovrebbe morire? Che ha fatto? Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo. Allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di uccidere Davide. Acceso d'ira si alzò da tavola e non mangiò nulla in quel giorno della luna nuova, addolorato com'era per l'offesa che suo padre aveva fatta a Davide. La mattina dopo Jonathan andò nei campi a incontrare Davide e aveva con sé un ragazzo. Dio disse al ragazzo: corri a cercare le frecce che tiro. Mentre il ragazzo correva, tirò una freccia che passò di là da lui. Quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirata, Jonathan gli gridò dietro: la freccia non è forse di là da te? Jonathan gridò ancora dietro al ragazzo: via, fa presto, non ti trattenere. Il ragazzo raccolse le frecce e tornò dal suo padrone. Ora il ragazzo non sapeva nulla. Jonathan e Davide erano soli a sapere di che si trattava. Jonathan diede le sue armi a quel ragazzo e gli disse: va, portale in città. E come il ragazzo se ne fu andato, Davide si alzò dal lato sud, si gettò con la faccia a terra e si prostrò tre volte. Poi due si baciarono e piansero insieme. Davide soprattutto pianse a dirotto. Jonathan disse a Davide: vai in pace ora che abbiamo fatto tutti e due questo giuramento nel nome del Signore. Il Signore sia testimone fra me e te e fra la mia e la tua discendenza per sempre. Davide si alzò e se ne andò e Jonathan tornò in città. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È una lettura un po' lunga, però ci aiuta a capire che tipo di legame, di rapporto legava questi due giovani, Jonathan e Davide. Il problema urgente, impellente da risolvere
nella casa di Jonathan era che suo padre Saul, re di tutto Israele, aveva intenzione di sopprimere Davide, di ucciderlo, perché Davide, a causa del peccato di Saul, era stato unto come il nuovo, il futuro re di Israele. Saul sapeva molto bene la sua situazione e quella che invece Dio stava preparando per favorire appunto Davide, e in tutti i modi cercò di ostacolare questo piano del Signore, cercando appunto di uccidere Davide. Ma in realtà Davide trova grazia nella casa di Saul per mezzo di Jonathan. La parola di Dio ci dice subito al verso 17 che tipo di legame, di affetto c'era tra di loro. Jonathan, egli l'amava come la sua stessa vita. Ora, noi viviamo in un contesto dove sempre di più si pone accento sull'autostima, sull'amore di se stessi, sul pensare solo a se stessi. La cultura edonistica è quella che si sta affermando sempre di più. Farò tutto quello che mi piace, tutto quello che mi soddisfa, per soddisfare il mio cuore, per soddisfare la mia persona. E poche volte notiamo, avvistiamo questo tipo di amore. Lo amava come la sua stessa vita. Come per dire, il valore della mia vita è uguale al valore della tua vita. E il valore anche della mia morte è uguale al valore della tua morte. Per Jonathan questo sentimento era, così come anche quello di Davide, era un sentimento che gli permise di stringere un patto, un'alleanza, in un contesto davvero difficilissimo. Se avete notato l'ira di Saul, il suo furore verso Davide era talmente grande che non disdegnò neanche di lanciare quella lancia contro Jonathan, cercando di colpirlo. Pensate un po' qual era il contesto familiare in cui si dovette trovare Jonathan. E credo che di questi tipi di contesti ce ne sono molti oggi, spero non tra i credenti, ma nel mondo sicuramente. Rabbia, egoismo. Si è perso di vista il valore delle cose, il senso della vita, il valore anche di coltivare, di nutrire i reciproci rapporti. Ma la parola di Dio ci ricorda di un amore grande, intenso, che ci è stato mostrato e noi l'abbiamo gustato e lo gustiamo tutt'oggi. Giovanni capitolo 15, verso 13, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi nemici. In questa posizione così determinata di Jonathan, anche se sa che andrà in contrasto con suo padre pur di difendere Davide, c'è tutta l'accettazione di prendersi quell'odio, quel rancore e di lasciarsi anche in qualche modo, di mettersi davanti quando Saul tenterà di lanciare quella lancia pur di difendere Davide, pur di difendere il suo amico Davide. In Romani capitolo 5 verso 10 troviamo: infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo,
tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E questo amore di Jonathan, questo mettersi tra l'odio del padre e la vita di Davide, riscopriamo questo atteggiamento sicuramente, ma molto più rimarcato, molto più forte, nella persona di Cristo Gesù. Egli che ci ha amati, che ha dato la sua vita, e l'ha data non per degli amici, ma per dei nemici, perché a causa del nostro peccato tali eravamo. Non c'è possibilità, anche se qualcuno potrebbe dire, ma io ho nutrito da sempre delle simpatie con il mio creatore, con il mio Dio, da sempre la persona di Gesù mi ha attratto sin da quando era fanciullo. Il peccato ci ha resi nemici di Dio. E se qualcuno dice il contrario, è scritto nella parola di Dio, in una delle lettere di Giovanni, sta dicendo il falso, è bugiardo. Anzi, sta dicendo che Dio è bugiardo, perché Dio rivela questo all'uomo. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché da nemici di Dio siamo diventati Suoi amici per mezzo di Cristo Gesù. Egli ci ha riconciliati a Lui. Io non so se vi è capitato mai di cercare di riallacciare qualche rapporto, magari non personalmente, direttamente, voi stessi eravate implicati in questa situazione, ma cercare di riconciliare un rapporto esterno a voi. Quando quel rapporto è devastato da sentimenti di odio, di allontanamento l'uno dell'altro, credo che forse in qualche occasione ci siamo trovati di fronte a fare anche dei bei discorsi, ma davanti a quel cuore indurito, davanti a quei sentimenti di odio, di rancore, è difficile poter ottenere il risultato cercato, voluto. Quante volte avremmo voluto essere il mezzo per la quale forse riappacificare, essere di riappacificamento per un rapporto, mettere fine ad una lite. Ma è difficile, vero? Non è qualcosa di semplice. E Jonathan dovette sostenere Davide davanti a un padre deciso che non aveva nessuna intenzione di rinunciare a quel progetto malvagio che aveva nel suo cuore. Ormai aveva un chiodo fisso, un obiettivo davanti a lui, uccidere Davide. Ma ringraziato sia il Signore perché davanti alle astuzie del nostro avversario, davanti alla malvagità dei suoi progetti, e sto parlando di Satana, che ha voluto trascinarci lontani dal Signore, facendoci perdere la vita che il Signore ci aveva dato per mezzo del peccato, si è frapposto qualcuno di meravigliosamente grande, il nostro Signore Cristo Gesù, che ci ha attirati a sé con legami d'amore, e nella persona di Cristo abbiamo ricevuto la riconciliazione. E in questo è considerato grande l'amore di Dio, non che noi abbiamo amato Lui, ma perché Lui ci ha amato per primo, mentre noi eravamo lontani da Lui. C'è un altro atteggiamento che volevo condividere con voi riguardo sempre la persona di Jonathan. Jonathan dice a Davide, perché Davide è consapevole che il padre sta per ucciderlo, e lui dirà: io sono un passo dalla morte. E Jonathan cercherà di rasserenarlo dicendo: lungi da te questo pensiero, che anch'io sarei implicato
nella strategia di mio padre, se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre, il verso 9 del capitolo 20, e sta per venirti addosso, non te lo farei sapere? Questa rivelazione, che è così fondamentale affinché Davide possa scampare la sua vita. La presenza di Jonathan in quella casa diventa davvero il grande aiuto per Davide affinché egli possa scampare la sua vita. Il fatto che Jonathan possa comunicargli questa notizia è per lui fondamentale. E il fatto che lo dica Jonathan stesso. Se mio padre ha deciso del male, vero? Se ti vuole uccidere, non te lo direi io? Gesù dirà un giorno ai suoi discepoli, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 14 e 15, «Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando». E poi ancora al verso 15, «Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio». Il Signore si è avvicinato a noi, non solo ci ha riconciliati al Padre, non solo ha dato la sua vita per i nostri peccati, ma addirittura ci ha elevati a dignità. Addirittura Egli è colui che si rivela, che toglie il velo, che ci fa conoscere, che parla con noi e ci tratta da amici. Bella quella espressione, parlavamo nel culto precedente di Lot, bella l'espressione di Dio quando si rivolge ad Abramo: posso io celare, nascondere al mio servo Abramo quello che sto per fare? Benedetto sia il Signore per la sua meravigliosa parola che ci ha fatto conoscere l'amore di Cristo, che ci ha parlato di questa grazia meravigliosa. Davvero il Signore ci ha comunicato quelli che erano i suoi sentimenti e i suoi piani nei nostri confronti. In Isaia, capitolo 53, verso 4 e 5, leggiamo: «Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti». Il Signore non ha voluto trascurare la nostra terribile condizione di essere chiamati nemici di Cristo, ma è venuto, si è caricato Lui, si è preso Lui l'impegno. Questa azione di Jonathan verso Davide: mi preoccuperò io di informarti, sarò io in qualche modo a farti sapere, sarò io in qualche modo a prendermi cura di te affinché tu non muoia. E poi c'è anche questo altro aspetto che volevo considerare con voi. Quando Jonathan si accorge che suo padre è determinato, dicevamo prima, è difficile rasserenare un cuore che è preso da questi sentimenti. E Davide, da buon figlio che era, non riuscì nel suo intento. E si rese conto che il padre era determinato ad uccidere Davide. E Saul, in qualche modo, dopo la domanda di Jonathan, ma perché lo vuoi uccidere? Cosa ti ha fatto? Cosa ha fatto Davide? Il padre manifesta quello che era nel suo cuore. E al verso 30 e 31 è scritto così, di Primo Samuele, capitolo 20, ciò che abbiamo letto: «Allora l'ira di Saul si accese contro Jonathan e gli disse: figlio perverso e ribelle,
non sono io forse, non so io, forse che tu prendi le difese del figlio di Isai a tua vergogna e a vergogna di tua madre? Poi ascoltate quello che dice Saul, poiché fin tanto che il figlio di Isai avrà vita sulla terra, non vi sarà stabilità per te e per il tuo regno. Dunque mandalo a cercare e fallo venire da me, perché deve morire. L'astuzia di Saul arriverà a coinvolgere anche Jonathan in questo pensiero malvagio, in questo progetto malvagio. Vedi Jonathan, qui abbiamo con Davide tutto da perdere, e non solo io ma anche tu. Non ci sarà stabilità, non ci sarà continuità in questo regno, perché sapeva molto bene Saul che Davide era stato unto come futuro re di Israele a causa del suo peccato. E quasi quasi egli in qualche modo, pur nascondendo invece in realtà il suo egoismo, in realtà era lui che si preoccupava, non Jonathan, cerca in qualche modo di trasmettergli l'interesse nell'uccidere Davide. E quante cose vengono fatte per interessi personali e senza che l'uomo se ne accorga è pronto a distruggere per i propri interessi le relazioni, i sentimenti, l'egoismo personale, gli interessi. Questo preoccupava Saul, il regno che comunque gli era già stato tolto da Dio stesso, il potere, le ricchezze, la posizione. Ahimè, quando prevalgono gli interessi egoistici, personali, ai sentimenti, questo è il risultato. Ma Jonathan ha un animo libero. Jonathan è condotto da un sentimento vero, genuino, di affetto, di amore per Davide. Tutte queste cose, davanti all'amicizia con Davide, non avevano valore, non avevano consistenza. Per Jonathan era molto più prezioso il suo rapporto, la sua amicizia con Davide, che tutto il resto. Che il Signore ci dia grazia davvero di nutrire sentimenti di amore per il Signore, prima di ogni cosa, e poi anche sentimenti di amore fraterno. La Bibbia ci dice questo, fratelli, sorelle. Filippesi capitolo 2, dal verso 5 al verso 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Questo ha fatto Gesù per noi, perché Gesù ha dato valore all'anima nostra, ha dato più valore all'anima nostra che al valore delle sue sofferenze, degli insulti, dei calpestamenti che egli avrebbe ricevuto mentre si avvicinava al Golgota. Ha sopportato l'infamia della croce, perché il sentimento di Dio era un sentimento di vero amore nei nostri confronti. E noi vogliamo ringraziare il Signore, perché la parola di Dio, per mezzo anche dell'Apostolo Paolo, quando scriverà ai Corinzi, dirà: egli si è fatto povero per arricchire noi, ha svuotato se stesso pur di vedere le nostre anime salvate, pur di strapparci le anime nostre dalle mani, dalle grinfie del nostro avversario, Satana.
Meravigliosa è stata l'opera di Cristo e vogliamo riconoscere questa mattina il suo grande amore. Certo, quello che stiamo leggendo è solo un piccolo riferimento, ma quanto di più possiamo dire dell'amore di Cristo, quello che Egli ha riservato per le anime nostre e riserva ancora per quanti sono sulla via della salvezza. E poi c'è anche un altro sentimento che viene manifestato, e concluderò con questo, in questo discorso che abbiamo letto tra Jonathan e Saul. Al verso 34, acceso d'ira, adesso si parla di Jonathan, si alzò dopo che Saul gli lanciò la lancia da tavola e non mangiò nulla il secondo giorno della luna nuova. Addolorato com'era per l'offesa che suo padre aveva fatta a Davide. E questo un altro campanello, un altro segnale che ci fa notare quanto davvero intenso era questo amore, questo affetto. Davanti a quell'atteggiamento sproporzionato di suo padre, sentì del dolore, ma non del dolore per se stesso. Leggete attentamente questi versi. Jonathan non rivendica il diritto di essere figlio di Saul, il diritto per se stesso alla vita, il diritto per se stesso al rispetto, ma è addolorato per Davide. Questo dolore mi ha ricordato anche il dolore che provò al tempo di Daniele, il re, quando, sfuggita la situazione di mano a causa dei satrapi, stava vedendo il suo amato Daniele, il servo, un servo del suo regno, uno preposto ormai a grandi incarichi, era il capo dei satrapi ormai Daniele, lo stava vedendo lì ormai stava per essere ucciso nella fossa dei leoni. E la parola di Dio ci dice al verso 14 del capitolo 6 di Daniele che il re ne fu molto addolorato e si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Quando c'è il vero sentimento, quando c'è il vero amore, davanti alla difficoltà, alla prova, al dolore altrui, c'è il dolore personale, anche quando non coinvolge la mia persona, la nostra persona direttamente. Perché c'è vero amore, c'è un vero sentimento. E questo sentimento lo abbiamo visto anche in Dio quando era lì per salvare Lot. Dio aspettò Lot e la parola di Dio ci dice, lo leggevamo anche alla scuola domenicale in Luca capitolo 17, che piove quello zolfo, quel fuoco sulla città di Sodoma fino a che Lot fu messo in salvo. E Dio salvò Lot, che comunque fu rattristato dalla condotta di quella città, dalla condotta malvagia dei sodomiti. E stamattina sottolineavamo questo importante aspetto che dovrebbe farci sentire il peso delle anime. Sentirci rattristati, fratelli e sorelle, quando qualcuno cade, quando qualcuno pecca, nel vedere questo mondo malvagio allontanarsi sempre di più dal Signore. Sentirci rattristati significa manifestare un amore vero, genuino, davanti alla realtà esplicita dei fatti che si presentano davanti a noi. Il mondo ormai non si preoccupa più
della sua posizione nei confronti di Dio. Certo, non ha nessuna intenzione di correggere la sua immoralità, che è sempre più dilagante. E credo che tutte queste cose, in questi ultimi tempi, dovrebbero portarci a sentire questo tipo di dolore, di tristezza. Ma tutto questo esclusivamente non per maturare un dolore fino a se stesso, ma per poterci spingere ad invocare e a cercare il Signore. E concludo con quel bellissimo atteggiamento, quella bellissima preghiera di Neemia, quando seppe in quali condizioni era ridotto il popolo di Giuda. Non disse: beh, ma io sto bene, io sono nel castello, io sono al servizio del re. Davanti a quelle parole provò dolore, e si proverà dolore solo quando c'è vero amore, quando c'è un sincero affetto. Si mise a sedere, pianse, e per molti giorni, dirà Neemia, fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Vedete com'è i sentimenti di Jonathan. E poi al verso 7 leggiamo che quel dolore si tramutò in un'umiliazione davanti al Signore, e dirà davanti a Dio, pregandolo: abbiamo agito da malvagi contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Che possa esserci questo dolore oggi nei nostri cuori, per portarci davvero a implorare il Signore con tutto il nostro cuore. E questo dolore è preceduto da un amore intenso, genuino. Da questa storia impariamo tante cose. La difficoltà di mettere da parte il nostro egoismo, la nostra personalità, che vuole prevalere su tutto e su tutti. Non è impossibile amare, perché Dio ci ha amati di un amore così grande. Possiamo attingere da quell'amore. E attingendo da quell'amore capiremo che il Signore benedirà sempre di più la nostra vita quando lo manifesteremo agli altri. Perché questa è la legge che Dio ha dato all'uomo. Questo è quello che Dio cerca dall'uomo, dalla Chiesa, dai credenti. Ama il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. E ama il tuo prossimo come te stesso. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, benedetto tu sei, Gesù. Sei meraviglioso.